No, 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 disastro. Disastro, 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 disastro. Ciao ragazzi, sono Leo e oggi siamo su House Flipper. Oggi ci troviamo nella casa che avevamo sistemato l'ultima volta. Vi avevo chiesto nello scorso episodio quale casa tenere come ufficio e avete scelto questa. Quindi per prima cosa direi di spostare l'ufficio qui. Quindi, nuovo ufficio, hai appena scelto un nuovo ufficio. Da adesso sarà il tuo nuovo ufficio, non devi fare altro che scegliere il posto per il tuo laptop. Puoi spostarti in qualsiasi momento nel vecchio ufficio per venderlo guadagnandoci. Ok, quindi vabbè, non abbiamo una scrivania, quindi piazziamolo per terra. E questo adesso è il nostro nuovo ufficio, quindi direi di tornare nell'altra casa. Allora, quindi per prima cosa direi di vendere le cose rotte, tipo questi poster che non penso che interessino. Poi giornali, utensili, tutto. Perfetto, ho venduto tutto quello che c'era dentro, quindi adesso passiamo al pulire tutta la sporcizia che c'è qui. Allora, la casa ovviamente non è grandissima, quindi quello che ci possiamo fare è ben poco. Giusto una cucina, un bagno, un letto, proprio monolocale. Tra l'altro va anche bene perché il nostro budget non è che sia chissà che roba. E quindi diciamo che non ci è andata troppo male. Bene, la casa è completamente pulita. Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è abbattere sti muri perché ho un'idea un attimo diversa da così. Quindi voglio abbattere tutti i muri, quindi questi qui del bagno, anche perché è l'unica parete interna che c'è. E voglio creare, diciamo, voglio spostare il bagno da qui a qui, perché tutta, cioè qua c'è l'angolo già qui. Quindi non ha senso che come era prima, perché aveva una stanzetta qui dove ho intenzione di fare la cucina ed era tutta un po' strana. Quindi adesso voglio ricrearla da capo. Ecco fatto, qui ci andrà il bagno e... però aspetta. Adesso che ci penso non è una grandissima idea. O meglio, no, aspetta, 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 può andare bene, può andare bene. Ok, così va meglio. Qui ci facciamo la porta per entrare in bagno, che è molto meglio. Allora, perché ho spostato la parete? Beh, semplice, perché qui dovrei mettere il letto, quindi ci va, essendo che qua ci andrà il letto, la porta qui non è molto bella a vedersi. Quindi l'ho spostata qua, che è sulla cucina. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Piano, piano. Pannelli e rivestimenti per pavimento. Ecco qui. Poi, allora, vorrei fare un rosso o un arancione. Anzi, questo, biscotto leggero. Vediamo, uno, due, tre, forni, vince. Ecco qua. Allora, vediamo, prendi. Ok, mi piace. Mettiamo, lasciamo tutta la casa con questo colore, ovviamente. Tranne il bagno. Il bagno facciamo come era fatto prima, ovvero tutto a piastrelle. E vediamo come esce. Certo che però spreco un bordello di vernice. Ok, abbiamo dipinto, mi sembra, completamente la casa. E devo dire che non è affatto male. Ovviamente manca la porta, adesso la mettiamo. Qua possiamo rivendere i secchi, così ci riguadagniamo un pochino. Allora, per il bagno vorrei mettere... vediamo, vediamo cosa c'è di bello. Una roba tipo... questo, vediamo questo, mi ispirano. Si mettono, se non sbaglio, ecco, posare piastrelle e pannelli con questo. Possono andare bene, dai. Ok, ho messo tutte quante le piastrelle, tranne qui ovviamente che andranno coperte dalla porta, quindi non c'è bisogno di sprecare piastrelle inutilmente. Manca solo il pavimento. Allora, il pavimento direi di mettere sempre piastrelle, quindi piastrelle da pavimento. Ecco qua, vediamo cosa c'è di bello da mettere. Sempre per ricordare un po' lo stile della parete, che comunque è carino, direi di prendere queste, quindi piazziamo di qui e bam, ecco qua. Perfetto. Allora, direi di arredare adesso per prima cosa il bagno, che è piccolo. Dobbiamo mettere ovviamente lavandino, doccia e... Allora, il bagno è un po' piccolo, quindi lo spazio non è tanto. Direi di mettere forse una vasca. Ok, ci sta. Direi di metterla qui. Ok, messi. Allora, svitiamo qui. E direi di montare la vasca. Allora, vasca, vasca, vasca. Allora, bagno e vasca. Eccola qua. E ok. Il pannello e abbiamo finito, perfetto, vasca montata. Adesso direi di mettere qui il lavandino, proprio attaccato, perché è un bagno piccolissimo qua, cioè è proprio impianto da toilette, eccolo qua. Allora no, lo voglio ruotare così. Mettiamo nell'angolino, dai. Non attaccato alla vasca, possibilmente. Così. Quindi andiamo a acquistare anche la toilette. Ok, WC montato, manca solo il lavandino e siamo a posto. Allora, lavandino, eccolo qui. E acquistiamo il lavandino, eccolo qua. Acquista quello standard, proprio poveri, perché non abbiamo abbastanza budget. E anche perché la casa non è nostra, quindi non voglio spendere troppo. No, 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 disastro. Disastro,
Disastro, disastro, disastro, disastro, disastro. Ho fatto una cazzata. Ok, bagno finito, magari direi di mettere qualche cosa per decorare. Ah, il calorifero, ok. E il bagno è più o meno completo. Direi di mettere solo la porta. È perfetto, guarda, ottimo. Poi, ah, una cosa mi sono dimenticato, giustamente, il lampadario. Che mettiamo questo qua semplice per il bagno. E lo mettiamo qua su. Perfetto. Ah, è l'interruttore. Senza l'interruttore non possiamo accenderlo, giustamente. Quindi ecco. E perfetto. Cucina, cucina. Vediamo come possiamo farla. Perfetto. Adesso ci attacchiamo altri mobili. Come questo. Lo mettiamo qui. Questo qua. Perfetto. Ne manca solo uno. Dove metteremo anche il. Allora, il fornello a gas, giustamente qui. Aspetta. Ah, eccolo. Ok, va benissimo. Non stiamo lì a mettere troppa roba. Un tavolo e un letto e siamo a posto. Allora, ci serve un tavolo piccolino. Forse è troppo piccolo. Però va bene. Due sedie. Una sedia qui. E un'altra sedia qui. Ecco. Guarda qua che bellino. Manca solo un letto. Certo, la camera da letto è un po' privacy zero, ma fa niente. Allora, un letto semplice. Un letto matrimoniale, no. Questo qua semplice. Vediamo il materasso. No, giallo no. Va bene. Bene, un tappeto magari. Tappetito. Questo. Ok, questo va benissimo. Ecco qua. Mettiamoci un comodino. E basta, direi che va bene così. Va bene, dai, lasciamola così. Semplice. Vediamo quanto la vendiamo. Vendi la casa. Allora, casa acquistata per 22.000 euro. Io non l'ho acquistata, ma va bene. Allora, iniziamo l'asta, vediamo. C'è una grande camera da letto, carino, ma non capisco a che diavolo mi serve questa cucina. A cucinare. Vorrei affittare questo appartamento a due persone, quindi è bello che abbiano un posto dove dormire. Ma gli inquilini apprezzano due bagni, vabbè, due bagni vuol dire che non ci sta una cucina. Esattamente una camera da letto, ok. Mi manca qui uno spazio personale solo per me. Mi piace il fatto che qui ci sia solo una camera da letto, non c'è il posto per i miei libri in questa casa. Ok, allora possiamo negoziare l'offerta. Ah no, ah, devo sbloccarlo. Ok, allora accettiamo. Acquirente, quali sono le tue impressioni dopo la prima asta? Se vuoi controllare. Se vuoi. Vabbè, se vuoi controllare alcuni dettagli sugli acquirenti prima della prossima, ho salvato nel tablet i tuoi punti su di loro. Va bene, non ci interessa. Bene, per questo episodio è tutto. Abbiamo sistemato il nostro ufficio di partenza. L'abbiamo venduta e abbiamo guadagnato 32.000 euro. Il che non è affatto male. Con questi soldi ci faremo il nostro ufficio qui. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un like per supportarmi, iscrivervi e commentare. Ci vediamo nel prossimo episodio. We'll be right back.